Il 26 aprile 2013 è stata una data storica per la città di Cosenza. L'amministrazione comunale e la ditta appaltatrice hanno firmato il contratto per i lavori di ristrutturazione di Piazza Bilotti, l'opera per eccellenza della città Abruzia. Inizia ufficialmente la cantierizzazione dell'area, il cui rifacimento cambierà il volto del centro urbano, in quanto la riqualificazione interesserà tutti gli spazi liberi del centro cittadino. È partita la più grande opera di riqualificazione degli spazi liberi aperti della città. Con questa opera noi abbiamo creato il presupposto e la partenza, l'inizio, diciamo, di tutti i lavori che riqualificheranno le strade, i marciapiedi, l'arredo urbano, la pubblica illuminazione della città. Abbiamo trovato il modo, attraverso l'utilizzo del ribasso, vorrei dire che siamo l'unica città in Italia che ha autorizzato il ribasso per le opere aggiuntive, di recuperare risorse all'interno dei fondi strutturali per opere di manutenzione straordinarie della città. Cioè, i marciapiedi esistevano già da 30 anni in questo stato, purtroppo i fondi correnti di bilancio non consentono una manutenzione di queste opere. Con questo sistema siamo riusciti a riqualificare la città senza incidere sulla spesa corrente. Questo è importante, questo è un modo che utilizzeremo anche per il futuro con altre opere, sempre con risorse provenienti da fondi strutturali, quindi contiamo, diciamo, in questi 5 anni di riqualificare buona parte, diciamo, della città esistente, che purtroppo per molti anni non è stata bene mantenuta. C'è stata un'intensa attività progettuale nei primi 2 anni, un'attività progettuale che ha consentito di intercettare e utilizzare finanziamenti che, diciamo, nel recente passato purtroppo andavano perduti. È un'attività, appunto, che consente di trasformare la città, di renderla più vivibile, più attraente per i cittadini, per i visitatori poi che si recheranno in città, ma anche l'opportunità di spendere delle risorse che sono risorse strutturali, diciamo, che per la maggior parte provengono da fondi europei, quindi non sono risorse di bilancio, non sono fondi correnti, e che diventano anche l'unico modo in questo momento di crisi di produrre investimenti e quindi creare occupazione e lavoro in città. Ma ecco alcuni numeri della più imponente opera pubblica mai realizzata a Cosenza. Oltre alla piazza, con parcheggio interrato e museo, saranno realizzati 47.000 metri quadrati di pavimentazioni stradali, di cui 21.000 metri quadrati in pietra locale, 3.500 metri quadrati tra piste ciclabili e area pedonale, 11.000 metri quadrati di pavimentazioni marciapiedi, 126 pali di illuminazione, 302 luci diverse, 250 alberi, percorsi per i non vedenti. L'opera ha una triplice valenza: realizzare una grande piazza con parcheggio interrato, riqualificare tutto il centro cittadino, collegare la città creativa con il museo e diventare quindi la porta d'accesso culturale per la città. Sono lavori che interessano uno spazio libero aperto che è il più grande dell'area urbana, una piazza centrale della città di Cosenza, una piazza che in passato è stata sempre un contenitore di lamiera, un parcheggio per auto, che diventa invece uno spazio pedonale che collega poi lo spazio pedonale del Corso Mazzini, che arriva fino alla città antica con il Viale degli Artisti, con Corso Talesio. Quindi un lungo asse longitudinale che parte, diciamo, da Piazza Bilotti con il museo virtuale, un museo che sarà creato in questa piazza parcheggio, che è una piazza anche museo, con il MAB, con tutte le sculture all'aperto, e poi con la Via degli Artisti nel centro storico, con un museo del Tesoro di Aladico, il museo di città, il museo di arte contemporanea, il sistema, diciamo, museale. Una città che diventa una città opera d'arte, una città creativa che utilizza tutti gli spazi come se fossero grandi scenari aperti che possono essere visitati, possono essere apprezzati, possono essere goduti, diciamo, dalla cittadinanza, dai turisti, dalle tante persone che si recano e si recheranno sempre di più a Cosenza. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è quello di restituire spazi di vivibilità ai cittadini,
piazze, giardini, isole pedonali, piste ciclabili. In quest'ottica sono stati aggiudicati anche i lavori di riqualificazione di Piazza Santa Teresa e di Piazza 25 Luglio, un importante intervento che cambierà il volto di due spazi nevralgici della città, diventati nel tempo semplici zone di transito e di sosta di autoveicoli. Insieme a questa piazza principale, Piazza Bilotti e tutte le strade che sono ad essa collegate, abbiamo un piano di riqualificazione di tutti gli spazi, piazze, centri di aggregazione che sono la città, anche nel centro cittadino, ma nelle periferie, nei quartieri popolari. Siamo partiti, adesso abbiamo già appaltato altre due piazze, che è Piazza Santa Teresa e Piazza 25 Luglio, che rispettando il disegno originario saranno pavimentate, quindi diventeranno spazi di aggregazione sociale. In un caso Santa Teresa diventa anche il sagrato della Chiesa. Quindi ci riappropriamo di tutti quelli che sono i luoghi, gli spazi che sono propri dei cittadini, e cioè gli spazi pedonali, le piste ciclabili, il verde, i percorsi pedonali all'interno della città, le piazze. Ecco, noi puntiamo ad una città che soprattutto rivaluti queste situazioni all'interno dei luoghi, e che punti ad una mobilità sostenibile attraverso un uso molto consistente, diciamo, del sistema di trasporto pubblico urbano, che stiamo sempre più migliorando, diciamo, come qualità del servizio attraverso le circolari veloci. Ne saranno anche altre nei prossimi mesi che verranno istituzionalizzate, attraverso anche la riduzione del traffico veicolare, che crea congestione urbana e anche inquinamento ambientale all'interno della città. Fin dall'inizio del suo insediamento, il sindaco Mario Chiuto ha avuto della città una visione di città aperta, la città fisica. I diversi quartieri devono incontrarsi con la loro vocazione naturale, la loro identità, la loro storia. Un grande progetto di rinascita che è partito proprio dal centro storico. Abbiamo sul centro storico grandi progetti. In realtà abbiamo già realizzato tanto. In pochi anni abbiamo trovato un centro storico abbandonato, degradato, lasciato a se stesso per più di 50 anni. Abbiamo avviato tutta una serie di iniziative per renderlo più vivo. Ricordo i Tempora Restore, che adesso si trasformeranno alle botteghe di Alarico, il Lungo Fiume, che dura alcuni mesi, tutte le attività teatrali, compreso il Morelli con la stagione teatro contemporaneo, tutta una serie di iniziative, dalla circolare veloce, quindi con il passaggio veloce e frequente delle corse AMACO, l'attività turistica con lo scopricosenza, attività, diciamo, legate ai servizi come la raccolta differenziata, per esempio, che è partita nel centro storico, il potenziamento dell'illuminazione pubblica, così come anche l'illuminazione artistica, che rende più bello, diciamo, più attraente il centro storico. Queste attività che noi abbiamo fatto si svolgono durante l'anno, ovviamente sono scenate su alcuni contesti in funzione della stagione, quindi sono d'estate lungo il fiume, d'inverno sono sul corso pedonale, eccetera. Ci sono attività che noi abbiamo fatto di fiere, di mostre, che hanno dato di nuovo centralità alla nostra città. Non è solo il modo di organizzare degli eventi, che può essere anche un momento di incontro, di scambio, diciamo, di intrattenimento, ma è quello di ridare centralità, quindi di aumentare il numero delle presenze. Ricordo che solo con il Lungo Fiume hanno lavorato circa 40 imprese e più di 300 lavoratori stagionali per due mesi, quindi in un momento di crisi sono attività che vengono svolte senza spese, senza grande spese, perché poi in questo caso per esempio sono gli operatori che pagano, ma sono attività che portano poi lavoro in città, presenze, il 90% delle quali, abbiamo avuto 400.000 presenze circa in due mesi, provenienti dalla provincia, da un'area molto più vasta, quindi che a Cosenza magari non sarebbero venuto in quel periodo se non ci fosse stato questo evento, e quindi una ricchezza per il territorio. Ecco, noi dobbiamo consolidare queste presenze durante tutto l'anno, dobbiamo fare in modo che questo possa creare ricchezza per chi svolge attività di commercio, attività di servizi. Insieme a questo abbiamo immaginato e progettato tanti nuovi
lavori che a breve, diciamo, saranno appaltati, alcuni lo sono già, alcuni finanziamenti li abbiamo ottenuti, il museo del tesoro di Alarico, con la demolizione dell'ex albergo Gioli alla Confluenza, che è un edificio mostro, vuol dire che in qualche modo deturpa tutto il paesaggio circostante e il contesto urbano. In quella situazione è molto bella, diciamo, dal punto di vista paesaggistico, perché ha la confluenza del fiume. Così anche la navigabilità dei fiumi è una cosa possibile. Noi renderemo, diciamo, per gradi il Crati, essendo la confluenza navigabile, e per renderlo sempre più attraente e qualificante il nostro centro storico, che è un centro storico che ha due fiumi, e quindi una città vive sui fiumi. Su questo noi abbiamo già appaltato la Via degli Artisti, dove c'è già il lungo fiume d'estate. Questo lungo fiume si arricchirà di altre circa 30 strutture in legno per artisti contemporanei, più degli spazi polivalenti, e quindi sarà un grande parco durante l'estate, durante i mesi estivi, che sarà oggetto di visite da tutta la regione, credo, perché ci saranno attività commerciali, attività per i giovani, ci saranno attività artistiche con tanti artisti contemporanei che esporranno le loro opere, ci saranno attività sportive, perché abbiamo ripreso i lavori per la piscina che è a monte, diciamo, del viale, ci saranno attività anche per i giovani e per i bambini. Quindi un grande parco lungo più di 3 km sul fiume durante l'estate, che sarà sempre più oggetto, diciamo, di visite da parte di tante persone che si recheranno a Cosenza proprio per consolidare, diciamo, una presenza che già in questi anni, diciamo, sta diventando un fatto importante. Grazie a una fervida attività progettuale sono stati intercettati tanti finanziamenti. Nuovi e importanti lavori sono in fase di avvio. Sta prendendo forma l'idea di città per i cittadini. Abbiamo sul centro storico tanti finanziamenti. Ricordo, vuol dire che stiamo già lavorando nel complesso di San Domenico. C'è già un appalto che è in corso d'opera. Un altro finanziamento ottenuto di circa 2 milioni di euro che consentirà appunto di restituire complessivamente, diciamo, il complesso monumentale di San Domenico ai cittadini con nuove attività. Abbiamo il finanziamento di 7 milioni di euro sulla demolizione dell'ex albergo Gioli e sul museo di Alarico. Abbiamo i 2 milioni e mezzo sulla Via degli Artisti, già consegnata all'impresa e già in corso di esecuzione. Abbiamo circa 2 milioni per i ponti storici, abbiamo altri 2 milioni per il completamento delle piscine comunali, diciamo, nel centro storico, abbiamo 3 milioni per l'edificio comunale, per Palazzo dei Bruzzi, abbiamo tante altre risorse, finanziamenti, abbiamo recuperato circa 5 milioni per Santa Lucia, dove, vuol dire, stiamo lavorando sulla piazza, su altri edifici che poi saranno destinati a residenze per le persone che in quegli spazi vivono e che adesso abitano in locali che dovranno essere demoliti. Si creerà in quel contesto anche il Museo del Gusto, che è un'altra attività sulla quale stiamo lavorando con una partnership con il Museo del Gusto di Torino, dove sostanzialmente, voglio dire, in prospettiva vogliamo mettere a rete tutti questi musei che ci sono a Cosenza e che sono quasi tutti contestualizzati nel centro storico. Quindi c'è un'attività molto intensa, abbiamo anche un programma presentato al Ministero della Ricerca Scientifica per 17 milioni sul centro storico, che riguarda un avvio di un progetto sperimentale su una porzione di centro storico, con un approccio integrato che parte, diciamo, dal discorso strutturale, ma poi, voglio dire, si sposa all'accessibilità, alla vivibilità all'interno del centro storico attraverso, appunto, delle idee che riguardano la riqualificazione complessiva. C'è un progetto MUSA, che è un progetto di mobilità sostenibile e di attrattori culturali, anche quello, diciamo, legato all'accessibilità nel centro storico. Quindi c'è una progettazione molto intensa, molto costante, che è destinata a attrarre investimenti, diciamo, consistenti, così come quelli che abbiamo avuto già in questi primi 2 anni, e che trasformeranno, secondo me, il centro storico
e cominceranno a renderlo più attraente, diciamo, a invertire un processo che negli anni purtroppo si è consolidato, che era invece un processo di degrado e di abbandono. Tanti progetti dunque, volti tutti ad un unico obiettivo: trasformare Cosenza in una città bella, accogliente, sostenibile. Cosenza ha ottenuto un finanziamento Smart City, è la prima città in Italia, diciamo, prima classificata nel bando energia insieme col progetto RES 9 insieme a Bari, per quanto riguarda le Smart City, l'unica città in Calabria ad ottenere un riconoscimento e un finanziamento, diciamo, legato ai soggetti che poi hanno aderito, diciamo, ai soggetti che poi realizzeranno la ricerca su un'idea di questo tipo. Quindi noi siamo anche, da un punto di vista delle opere immateriali, avanti, abbiamo fatto un grande lavoro in questo periodo, è un lavoro, voglio dire, che ci sta già consentendo di raccogliere i risultati dopo soli 2 anni. Adesso la città è diventata un cantiere di opere, ma è diventata anche un cantiere di opere immateriali, di attività che riguardano l'innovazione, riguardano la ricerca, di attività che renderanno sempre più bella, più smart la nostra città, più attraente e anche più sostenibile. A fianco alle grandi opere è stato messo in campo un restyling del territorio a 360 gradi a tutela del decoro urbano, reso possibile anche grazie ad un accordo sottoscritto con l'AFOR, che fino al 31 ottobre ha messo a disposizione della città circa 200 forestali che, insieme alle attive e supportati da Ecologia Oggi, stanno attuando un qualificato intervento di sistemazione e di cura del verde pubblico e non solo, dalle frazioni al centro città. La città noi la guardiamo nel complesso, nelle frazioni abbiamo anche lì iniziato dei lavori che si stanno compiendo man mano, sono lavori di sistemazione, diciamo, di piccole parti, sono lavori che riguardano le esigenze e la vivibilità anche dei cittadini di creare degli spazi di aggregazione come a Donnici, a Sant'Ippolito. Stiamo lavorando, vuol dire, per rendere l'abitabilità della città più confortevole, più giusta, più equa, diciamo, più solidale, non solo nel centro della città ma anche nelle periferie e nei quartieri popolari. Lo sforzo è quello di reingegnerizzare il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, diciamo, della città e di valorizzazione anche del verde attraverso l'impiego dei lavoratori delle cooperative. Stiamo riorganizzando questo servizio, a breve avremo anche l'appalto con un nuovo capitolato, ci saranno meno soggetti, i lavoratori resteranno quelli che sono come numero, ma saranno meglio organizzati, saranno più controllati, ci sarà più possibilità di monitorare i risultati, che dovranno essere sempre costanti. Già adesso devo dire che abbiamo fatto un passo in avanti, i lavori sono molto più apprezzati dai cittadini, le cooperative stanno svolgendo un lavoro migliore rispetto al passato e c'è in aggiunta anche l'aiuto degli operai forestali che stanno operando nelle bonifiche su tutto il territorio, che anche su questo, insieme ad Ecologia Oggi, insieme alla differenziata che è partita, stiamo facendo un grande lavoro che credo che sia apprezzato e apprezzabile da parte dei cittadini. Un altro aspetto non meno importante è l'indotto che un'energica azione di interventi e l'avvio dei lavori di importanti opere pubbliche stanno portando a tutto il territorio in un momento in cui la crisi economica attanaglia soprattutto le fasce più deboli. Queste opere che si realizzano sono opere che trasformeranno in modo permanente la città, la renderanno più bella, più attraente, sono progetti di investimento e di sviluppo, sono gli unici progetti, vuol dire, che possono trasformare la realtà cittadina. Ed è l'unico modo per attingere a risorse e a finanziamenti che provengono dall'Europa. E l'Europa finanzia progetti di cambiamento, progetti di trasformazione della città, progetti di investimento. Non è più il momento di ricorrere a politiche di assistenzialismo. L'unico modo per incidere e quindi anche di creare occupazione e lavoro e di ricorrere a strategie attive per il lavoro, che vuol dire realizzare le opere e quindi avere subito dei posti di lavoro che vengono da un indotto anche che crea il lavoro attraverso le imprese che producono questo lavoro, ma poi anche in un momento successivo
avendo reso la città più bella e più attraente, avere un lavoro dalla migliore qualità dei servizi e dal turismo, diciamo, che può essere implementato attraverso queste opere. Gli interventi imponenti e massicci in tutto il territorio forse porteranno qualche disagio ai cittadini, ed è proprio a loro che il sindaco Chiuto si rivolge. I cittadini, quando ci sono in città cantieri di questo tipo che trasformano la città, devono rendersi anche più responsabili, lo devono fare nei servizi, diciamo, per esempio per la raccolta differenziata, lo possono fare aumentando il grado, diciamo, di civiltà, di senso civico, diciamo, no? Di formazione della propria coscienza civica, e contribuendo in tutti i modi a non danneggiare la città, a renderla sempre più pulita, a non sporcarla, ad avere comportamenti, diciamo, molto più consoni e solidali anche tra le persone. E nello stesso tempo penso che in questo momento sia opportuno che in città ci si sposti sempre di meno con le autovetture. Per piccoli spostamenti, per recarsi da casa al lavoro all'interno della città, conviene muoversi con il mezzo di trasporto pubblico urbano, utilizzare la circolare veloce, conviene parcheggiare ai margini della città, utilizzare i parcheggi interrati che sono a disposizione dei cittadini e voglio dire, poi spostarsi con i mezzi di trasporto pubblico urbano. Queste sono le consuetudini, i modi di vivere nelle città più civili, nelle forme di associazionismo, voglio dire, che si vedono in realtà, che sono molto più evolute. Io spero che, diciamo, anche i cittadini di Cosenza col tempo capiscano che questo è il modo di vivere la città. I disagi, quando ci sono lavori, ci sono. Secondo me è molto egoistico credere e pensare, voglio dire, che non ci debbano essere disagi e che non si possa fare nulla nella città per evitare il disagio. Il disagio è qualcosa che si può pianificare per mitigarlo, però nello stesso tempo, quando ci sono le opere da realizzarsi, quando ci sono degli eventi, quando ci sono delle situazioni che portano poi subito o in prospettiva un miglioramento, una ricchezza al territorio, è necessario che ci sia un coinvolgimento, una condivisione e che tutti partecipino, anche cercando di collaborare e di mitigare queste situazioni di disagio. Cosenza si appresta a vivere una nuova stagione ed è ben augurante la notizia di questi giorni. Il Cosenza Calcio è di nuovo fra i professionisti. Anche questa è una bella soddisfazione. Qualche anno fa siamo partiti con una società che era praticamente chiusa, fallita. Siamo ripartiti cercando di trovare degli imprenditori, delle persone che credessero in un progetto nuovo. Alcune di queste hanno dato fiducia alla città, al sindaco. In poco tempo siamo ripartiti, hanno messo in campo anche le loro energie, le loro risorse, e in 2 anni, anche con campionati, diciamo, sempre di alto profilo, abbiamo finalmente ottenuto un successo che è quello che la città di Cosenza merita, che i tifosi tutti meritano, che è quello di riportare il Cosenza Calcio nella Lega Pro e quindi poi di aspirare anche a risultati più importanti per il futuro, quindi per questi anni che ci aspettano.